Ciao ragazzi, come state? Come vedete qua davanti a me ho la box della Degusta Box. È una box sui generi alimentari, praticamente. L'ho provata ad acquistare perché mi è arrivata una super offerta, quindi l'ho pagata, mi sembra poco meno di 10 euro. Arriva tramite corriere, è un abbonamento che ovviamente si può fare mensile o diverse volte, quindi è un po' come tutti i vari abbonamenti ormai di box. E niente, allora c'è questo bel cartoncino duro con questi artwork molto carini, con dei pretzel, cupcake, martini, bustine di tè, insomma, un misto panna, come dico sempre io. Allora, apriamola e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, vi faccio una panoramica dall'alto. Eccola qui. Allora, all'interno, come vedete, è molto carina, scritta in diverse lingue. Degusta, France Taste, Family Box, insomma, un misto. Aspettate che la giro. Aiuto, eccola qua. Allora, abbiamo anche l'etichetta con scritto aprila, degustala, condividila. Allora, apriamo. Ecco qua. Beh, devo dire che ci sono tantissime cose. All'interno, come in quasi tutte le box, c'è il dettaglio di quello che troviamo all'interno, ma non voglio spoilerarlo, poi lo guarderemo insieme. Quindi io direi a sto punto di appoggiare la box per terra e mostrarvi tutti gli articoli. Ci sono queste confezioni di Loacker. Tra l'altro, questa l'avevo anche già acquistata, è molto buona da mangiare col gelato, mi piace. Questa è fragranti wafer con crema ai lamponi e yogurt. Mentre questa è nuova ed è al mirtillo nero e yogurt. Deve essere molto molto buono. Fantastico. Questa mirtilla, ad esempio, non l'avrei mai provato, onestamente. Non mi ispirava tanto, però. Poi vediamo. Abbiamo dei biscotti della Doria. I semplicissimi, basta poco per essere buoni, ricchi di fibre, farina integrale 100%, e un biscotto all'avena e fave di cacao. E dentro sono 6 porzioni salva freschezza. Quindi 100% ingredienti naturali. Buono. Poi ci sono questi foglietti che, vabbè, vedremo anche questi dopo. Abbiamo, vabbè, questo è l'Indomie Instant Cup Noodles, quindi ci sono dei noodles da fare in forno a microonde aggiungendo l'acqua al gusto di pollo. Io questi onestamente non è che mi fido più di tanto, perché una volta avevo provato a mangiarli e sono stata un po' male, quindi non lo so, non mi ispira, ma non so, voi l'avete già provato? Anche come marca non la conosco. Ma vabbè. Lasciamo in parte. Poi abbiamo pane di segale integrale. Ecco, questo sicuramente non l'avrei mai, mai comprato. Non mi ispira neanche mangiarlo. Però magari è buono. Sicuramente Matteo lo mangerà. Sicuramente. A lui piace provare cose particolari. Non so, veramente non l'ho mai, mai assaggiato. Vabbè, lasciamolo in parte. Poi abbiamo una birra. Come vedete, i prodotti, quelli più delicati, sono anche ben incartati con questa busta di Pluriball. Allora, le forbici erano qua sotto. Ecco
Eccola qua. Allora, è una Heineken Premium Quality 0.0. Non ci credo, è una birra analcolica. Magari allora proverò ad assaggiarla perché io non bevo alcolici. E quindi magari la provo ad assaggiare, vediamo com'è. Se no, sicuramente la berrà Matteo. Quindi va bene. Poi, mamma mia, ma quante cose ci sono! Abbiamo, oddio, cos'è questa? Ah, Baccherosa in salamoia della Cannamela. La cannamella è una marca che io adoro. Ci sono tantissime spezie in barattolini della cannamella e sono veramente fantastici. Io veramente, non dico che ho fatto la collezione, ma ne ho tantissime. E è ottima come qualità. Questa è così in salamoia. Vediamo, uso per carpacci di pesce e carne, risotti, salse e verdure per aromatizzare frutta e dolci. Magari troverò qualche ricetta per utilizzarlo. Fantastico. Poi, il della Dolphin, la granita siciliana, con succo di arancia rossa di Sicilia IGP, pronta da gelare. Queste non le ho mai assaggiate, penso che sia quelle da shakerare, sì, infatti, shakera, metti al contrario e in 10 minuti, no, scusa, mettila in congelatore o freezer per circa 4 ore. Estrai la confezione dal congelatore 10 minuti prima di gustarla. Sì, perché sennò è un ghiacciolo. Buono, questo non vedo l'ora di provarlo. Quindi, questo è super fantastico. Ma non è finita qua, ragazzi. Abbiamo un pacchetto di merendine della Mulino Bianco Barilla, cornetti classici, soffici strati di sfoglia. Sembrano molto buoni, quindi anche questo direi molto bene. Non so più dove mettere le cose. Poi abbiamo un altro kit di Noodles, sempre quei istantanei della Mi Goreng, anche questa marca molto conosciuta, devo dire. No, non l'ho mai sentita. Quindi non lo so, anche questi non è che mi ispirino più di tanto. Mettiamoli qua. Wow, non ci credo, ragazzi! La menta, io adoro la menta. Pensare che avevo appena acquistato una di queste bottiglie. E tanto dura comunque tantissimo. Questa scade a giugno 2019 e io adoro la menta, sia per metterla con l'acqua, insomma, acqua e menta, con un po' di ghiaccio, oppure per fare i dolci, tipo cioccomenta, fantastico, adoro, quindi bellissimo. E vi dico, solo questo di solito costa intorno ai 4-5 euro, quindi veramente un affarone questa box. Poi abbiamo, allora, buono, questo qua è il riso. Sembra, no, aroma, profumi di riso, della Risogallo, per contorni, insalate e piatti esotici. Sembrerebbe il riso basmati, ma non c'è scritto. No, riso lungo. Sembrerebbe proprio il basmati. No, non c'è scritto, però. Anche questa ricetta, ragazzi. Riso aroma con salmone e pistacchi. Deve essere buono. Quindi una confezione di riso che fa sempre comodo e in omaggio c'era, guardate, il galletto olio dipinto a mano, vediamolo. Cioè, che simpatico! Devo dire che è molto molto simpatico. Anche la chiusura, vedete, è fatta così, quindi forse è un po' scomodo prenderlo così perché rischia di scivolare. Però è carina come idea, dai. Non è chissà che, non lo prenderei mai, però. E poi mi pare, ah no, c'è ancora qualcosa.
Abbiamo la Nature Valley Crunchy Fiocchi d'avena con cioccolato fondente. Ci sono 10 barrette, 100% fiocchi d'avena integrale. Quindi diciamo che tendenzialmente questa box è tutto sul genere integrale, almeno per questo mese. Ora vediamo i vari bigliettini che c'erano all'interno. Allora, aspettate che cade il gallo. Quindi questa era la nostra check, la box di giugno. Avevamo i locker, sono 2 unità in ogni box, 1,59 euro costerebbero. Poi Dolphin, granita, senso freddo, arancia rossa, 1,89 euro. I Nature Valley, 2,85 euro a unità. Poi la Heineken, verrebbe 2,79 però per 3 bottiglie. Quindi qua invece ovviamente ce n'è una sola. La cannamela bacche rosa in salamoia, 5,10 euro costerebbe. Poi il riso gallo, che è il prodotto del mese, 2,40 euro. Le merendine mulino bianco, 2,35 euro. La menta Fabbri con il meno 30% di zuccheri, 4,69 euro. Quindi appunto ve lo dicevo che costava. Poi abbiamo Pema, che sarebbe il pane integrale, 2,10 euro. E infine Indomie in cup, quindi la versione questa qui viene 1,10 euro, e in adults 70 centesimi, quindi vabbè, quello è il meno. Ora giriamo, c'è un concorso, ricette del mondo, segui una pagina, realizza una ricetta. Ok, vabbè, io non sono brava a realizzare ricette, quindi anche no. E vabbè, quindi qua si potrebbe vincere. Poi, attenzione spoiler, non perderti la Summer Box di luglio. Quindi questa è un'immagine delle Summer Box di luglio. Vedo tanta frutta, frutta secca. Non ho idea di come possano mettere la frutta, a meno che non sia quella in vasetto. Non lo so. E in teoria mi dovrebbe arrivare anche, perché mi sembra che avessi la promozione per 2 box. Poi abbiamo questo dépliant della Pema, quindi del pane di segale integrale, e ci spiega un attimino come realizzano questo pane. E abbiamo una ricetta per realizzare dei canederli neri utilizzando appunto questo pane. Carina come cosa. E qua ci dice che andando sul sito abbiamo varie informazioni, consigli e ricette, ed è distribuito da Loacker, quindi è della stessa serie appunto dei wafer. Infine abbiamo questi, che sono quelli appunto stranieri, mettiamo così. Indomie, il gusto più amato al mondo, i gusti disponibili, quindi vedete quante che ce n'erano, veramente tantissime. Mentre dietro abbiamo la spiegazione della cottura, quindi questi bisogna metterli in 400 ml di acqua calda per 3 minuti. Mettere nel piatto le salsine e poi sgocciolare la pasta e metterla nel piatto. Mentre l'altro è molto più semplice, perché basta aprirlo di solito per metà, mettere all'interno la bustina, mettere più o meno 300 ml di acqua calda, ovviamente, chiuderlo per 3 minuti e si può mangiare. Quindi anche questo. Qua dice che Indofood è il simbolo della qualità alimentare, quindi non lo so. Qualcuno di voi li ha già assaggiati? Scrivetemelo giù nei commenti, che sono veramente molto curiosa. Bene ragazzi, quindi questo è tutto il contenuto di questa box di giugno, e devo dire che c'è veramente tantissime cose. Sono molto ma molto contenta della menta in assoluto, anche onestamente di questo, che non avrei mai assaggiato, come vi dicevo, anche questo, che non credo che avrei mai comprato. Queste sono le confezioni, come vedete. Stavo cercando di capire se all'interno per caso c'era anche un cucchiaino, ma no. Sciacquero. E niente, comunque ci sono tante cose che anche proverei, tipo anche questo tutto sommato lo proverei per capire un po' com'è. Anche la birra questa, analcolica. L'unico dubbio sono su questi due, però si prova. Io vi lascerò giù in descrizione il link se volete provare anche voi questa box. E vedo anche se per caso il link della promozione, così eventualmente potete usufruirne anche voi.
Bene, allora, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale. Se non siete ancora iscritti, per vedere le prossime news, potete trovarmi anche su Facebook, su Instagram, su Twitter e su Tumblr. Vi mando un grande abbraccio, un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!